ringrazio di essere venuti. Il tema è il 150 anni dell'Unità d'Italia ed è un tema che è stato trattato, le celebrazioni non sono mancate, quindi verrebbe da chiedersi se è necessario un ulteriore convegno, visto che appunto in quest'anno le iniziative sono state tante. Ma proprio perché sono state tante, abbiamo ritenuto che non ci si potesse fare sfuggire l'occasione di effettuare una riflessione seria, non tanto sul fatto dell'unità, che è un fatto compiuto, quindi non può e non deve essere messo in discussione, quanto piuttosto una riflessione sulla realtà italiana e sulla sua identità. A riguardo è interessante una notazione che fa l'onorevole Mantovano nella prefazione al libro di Francesco Pappalardo che questa sera presentiamo, dove dice: non si devono correre due errori parlando di unità d'Italia, cioè quello di fare un'apologia acritica e l'errore contrario, quello di una svalutazione preconcetta. Quindi quello che insomma vogliamo dire è che questo incontro di oggi non è una contromanifestazione, anche se è chiaro che il tema insomma è critico, perché il titolo è il libro di Pappalardo, Il mito di Garibaldi, ma è quello di fare una riflessione seria sul tentativo di chi ha fatto prima l'Italia e poi fatto o tentato di fare gli italiani secondo non la individuazione dell'identità del popolo italiano, che poi è un'identità frutta dell'ascito greco-romano sul quale si è innestato il cristianesimo, dando quel valore aggiunto della valutazione della persona, ma lo ha fatto secondo un progetto liberal massonico che considerava questi caratteri come un fardello di arretratezza e di oscurantismo del quale occorreva liberarsi. Questa operazione ha avuto delle conseguenze importanti, intanto la nascita di una questione cattolica e poi, importante per noi che siamo meridionali, anche l'origine di una questione meridionale. Nel libro, naturalmente, oltre i vari personaggi del periodo risorgimentale, da Cavour alla Farina, da Mancini, troviamo anche molti personaggi che ci interessano direttamente. Penso per esempio a Desigo, a Giacinto Desigo, a cui sì, naturalmente c'è un accenno importante. Penso a Clemente Solaro della Margherita, che fu primo ministro piemontese, però controrivoluzionario, che si opponeva invece alla laicizzazione anche dello stesso Piemonte. E naturalmente poi esce fuori, ovviamente totalmente, in modo corposo, la figura di Pio IX. Ecco, questo è un altro aspetto importante di questo libro, fra tutte le tappe che gli descrive, è quello di una sottolineatura che gli fa manca e gli dice: una scuola della cultura della controrivoluzione. Cioè, ancora non siamo riusciti a fare una storia della cultura controrivoluzionaria. Sembra un paradosso, ma in realtà è importante. Basti pensare, ad esempio, a tutta una serie di personaggi che hanno, pensiamo a tutti i collaboratori, lui ne cita alcuni della Civiltà Cattolica, che poi scrissero anche naturalmente molte opere, non solo storiche, ma anche letterarie. E questo per rivendicare anche un dato che è da riscoprire nelle sue maglie. Con tutti questi fattori e di questi fatti, che non sono opinioni di Pappalardo e che non sono opinioni né di Pio Russo né di Tommaso Romano né di Alberto Maia, sono fatti che hanno avuto poi un'influenza e una defluenza nel tempo. Noi viviamo quella stagione disegnata 150 anni fa, 140 anni fa, esattamente nella sua applicazione concreta. La rivoluzione italiana è diventata una rivoluzione egemone nei contenuti, a cominciare dal relativismo,
a cominciare dall'ateismo pratico e da quel processo di laicizzazione che, al di là di qualunque clericalismo che non mi appartiene, e ovviamente però ha colpito e colpisce molto profondamente il tessuto italiano. Quindi è un libro che esce fuori dal piagnisteo del tempo andato e che si pone invece autorevolmente, insieme agli altri libri della scuola controrivoluzionaria, della scuola cattolica e tradizionalista, come libro che rifà un po' nella sintesi efficace che riesce a disegnare non solo la storia del mito di Garibaldi, mito tra virgolette, ma mito unificante per loro, e tuttavia ci dà anche la condizione forte per comprendere come bisogna studiare e bisogna soprattutto ripartire dai testi e dai libri buoni per capire che cosa siamo. Quindi non è un libro soltanto di storia, è un libro di prospettiva, come tutti i libri di Pappalardo e come tutti i libri di questa scuola che naturalmente onoriamo, che è una scuola autentica, che per me ha avuto inizio anche con Silvio Vitale, un punto di riferimento, con l'Alfiere, che è stata una rivista antemarcia veramente, perché è nata nel 1960, in quel giorno che fu quello dell'Unità d'Italia, un grande personaggio che ha dato veramente il via anche a tutta una serie di operazioni, queste sì, di ricostruzione dell'identità in termini tradizionalisti. È una scuola quindi che dobbiamo seguire al di là delle mode e soprattutto convincere che il processo rivoluzionario non è né fermo né legato a quel periodo. Siamo in pieno processo, peggio ancora di quel periodo, e soltanto una revisione profonda, soltanto una capacità di leggere la storia come viva, come fatto vivo, perenne, che ci riguarda, può darci anche una speranza di una rinascenza alla quale dobbiamo e possiamo riferirci rispetto alla condizione attuale drammatica in cui viviamo. Grazie. Quindi diciamo che la nazione italiana non ha una vocazione nazionalistica nel senso peggiore del tempo, cioè una chiusura in se stessa e sui propri valori, mentre ha un'apertura universale che nasce e dall'eredità dell'impero romano, impero romano del centro e d'oriente, che ovviamente ricopriva quasi tutto l'ecumene dell'epoca, e dà un senso di apertura, di grandezza, di accoglienza, che poi è stato fatto proprio anche dal cristianesimo. Quindi queste due belle eredità hanno forgiato il popolo italiano con una visione universalistica che non ha mai rinnegato e che ha fatto sì che gli abitanti dei singoli stati, i piccoli stati italiani, non si sentissero mai troppo stretti nei confini della Repubblica di Lucca o del Principato di Piombino, perché hanno sempre avuto questa vocazione, questa apertura universale che si è poi espletata nei secoli attraverso il servizio alla cristianità, attraverso politici, diplomatici, semplici soldati, uomini che hanno sempre servito l'impero e il papato ovunque fosse necessario. I nostri nonni ci raccontavano ancora di Mamma le Turche. Il pericolo turco è stato molto grande nella penisola italiana. Pensate, pochi di voi conosceranno, forse qualcuno ha visto il dipinto in Vaticano, c'è la Cappella Sistina, la battaglia di Ostia o la battaglia di Garigliano 814-916 d.C., quando i saraceni sbarcano, occupano San Pietro, la saccheggiano, e poi soltanto quando gli stati italiani, fino a quel momento nemici su piccole cose, si uniscono di fronte al nemico comune e sconfiggono in queste battaglie in maniera decisiva i saraceni, che devono abbandonare per sempre le coste italiane. Ora, questo, al di là della digressione storica, cosa sta a significare? Sta a significare che la nazione italiana, raccoltasi intorno ad alcuni principi fondamentali, non pativa assolutamente la distinzione in singoli stati. Anzi, dicono alcuni storici, che il fatto di avere molte capitali e quindi molti centri di cultura, molti centri di committenza, molte corti, fosse sentito dai temi dell'epoca come qualcosa di positivo, che faceva senz'altro avere dei risvolti positivi nella storia intellettuale, artistica ed economica dell'Italia. Tant'è che, come dice Giuseppe Galasso, storico ovviamente di cui non condivido l'impostazione culturale, ma che a mio avviso è il maggior storico vivente italiano, diceva: noi non dobbiamo immaginare scorrettamente che l'Italia fosse destinata all'unificazione politica in quei tempi e in quelle modalità, perché la storia non è un meccanismo che si ripete stato per stato.
ogni nazione ha avuto una storia diversa e paradossalmente le più grandi, le più ricche, la nazione italiana e la nazione germanica, sono giunte molto tempo dopo la unificazione politica, senza patirne però danno prima da un punto di vista economico e da un punto di vista culturale. Buonasera a tutti, vi ringrazio di essere venuti in Fegna a Palermo, ma che ormai il traffico non aiuta, quindi ringraziamento è doppio. Vi ringrazio anche a nome dell'IDIS, che è l'associazione che rappresento, molti non la conoscono, l'associazione che si occupa di diffondere la dottrina sociale della Chiesa, però fa un'azione di tipo culturale, cioè diffonde quei principi, quei valori che costituiscono l'ossatura dell'uomo occidentale e quindi sono valori condivisi da tutti, ovviamente credenti o meno. Il tema è 150 anni dell'Unità d'Italia ed è un tema che è stato trattato, le celebrazioni non sono mancate, quindi verrebbe da chiedersi se è necessario un ulteriore convegno, visto che appunto in quest'anno le iniziative sono state tante. Ma proprio perché sono state tante abbiamo ritenuto che non ci si potesse fare sfuggire l'occasione di effettuare una riflessione seria, non tanto sul fatto dell'unità, che è un fatto compiuto, quindi non può e non deve essere messo in discussione, quanto piuttosto una riflessione sulla realtà italiana e sulla sua identità. Riguardo è interessante una notazione che fa l'onorevole Mantovano nella prefazione al libro di Francesco Cappalardo che questa sera presentiamo, dove dice non si devono correre due errori parlando di unità d'Italia, cioè quello di fare un'apologia critica e l'errore contrario, quello di una svalutazione preconcetta. Quindi quello che insomma vogliamo dire è che questo incontro di oggi non è una contromanifestazione, anche se è chiaro che il tema insomma è critico, perché il libro di Pappalardo, Il mito di Garibaldi, ma è quello di fare una riflessione seria sul tentativo di chi ha fatto prima l'Italia e poi fatto o tentato di fare gli italiani secondo non la individuazione dell'identità del popolo italiano, poi un'identità frutta dell'ascito greco-romano sul quale si è innestato il cristianesimo, dando quel valore aggiunto della valutazione della persona, ma lo ha fatto secondo un progetto liberal-massonico che considerava questi caratteri come un fardello di arretratezza e di oscurantismo del quale occorreva liberarsi. Questa operazione ha avuto delle conseguenze importanti, intanto la nascita di una questione cattolica e poi, importante per noi che siamo meridionali, anche l'origine di una questione meridionale. Voglio lasciare la parola al relatore che sull'argomento si diffonderanno, mi limito solo a farne una pre-presentazione per quello che riguarda Tommaso Romano e gioca in casa e perché è vicepresidente dell'ISPA, che è l'istituto che ci ospita, è comunque un personaggio noto ai palermitani e non palermitani per le sue molteplici attività che io elenco in ordine sparso, non mi assumo la responsabilità di una gerarchia.
perché vabbè, uno scrittore, anche un poeta, un editore, un politico, perché insomma la tua esperienza di assessore alla cultura e la provincia non ce la siamo dimenticati. Ripeto, non faccio una gerarchia perché non mi voglio assumere questa responsabilità, però ha pubblicato tra l'altro sull'argomento molti libri, ultimissimi sono un manuale che nonostante l'essere conciso però non pecca di precisione, di ricchezza, di citazione, notazione, spunti, che è questo, La Regno delle Due Sicilie al declino del sud, già il titolo insomma dice un po' qual è il contenuto. Questo altro che è La Real Città della Eversina, che tratta di un episodio, devo dire, eroico, che però è sconosciuto, perché insomma sappiamo e conosciamo perlomeno della resistenza di Gaeta, però nessuno sa che anche Messina si è distinta da Sicilia per degli episodi di resistenza. E poi quest'ultimo che è pubblicato dall'ISP, che è Sicilia 1860-1870, una storia da riscrivere. Per quello che riguarda invece Francesco Pappalardo, è uno storico, anche se non di professione, perché fa altro, però questo non toglie comunque la profondità e acutezza dei suoi scritti. È direttore dell'IDIS, l'associazione di cui faccio parte anche io, è direttore editoriale di Cristianità, che è l'organo ufficiale di Alleanza Cattolica. Tra i suoi scritti cito solamente, a parte il libro di cui stasera parleremo, che è Il mito di Garibaldi, una nuova edizione ma completamente rinnovata e ricca di ulteriori approfondimenti e indicazioni bibliografiche, poi Il brigantaggio postunitario e Il mezzogiorno tra resistenza e reazione, quindi sono tutti i temi tra l'altro che noi come meridionali stanno a cuore. E infine un ultimo testo che voglio citare, che è un testo collettaneo che però ha curato unitamente a Giovanni Cantoni, che è Magna Europa, l'Europa fuori dall'Europa, e lo cito perché è un testo che proprio parla dell'identità degli europei, cioè cerca di individuare quei caratteri comuni che sono poi le età giudeo-cristiana, greco-romana, che costituiscono il connotato dell'Occidente e che sono rinvenibili anche al di là dell'oceano. Lascio però subito la sua domanda. Grazie, grazie molto, sono Letizia. Sono molto lieto di ospitarvi e di avere indetto con l'Alleanza Cattolica e con l'Istituto questo incontro. Intanto grato a Maria Letizia Russo, a tutti gli amici di Palermo e, se mi permettete, oltre all'ospite illustre Francesco Pappalardo, anche un mio vecchio amico, ricordavamo da prima la nostra amicizia che risale veramente ai calzoni corti, sono, ahimè, oltre 43-44 anni, Alberto Maier, un punto di riferimento straordinario per molti di noi e certamente persona di grande qualità, stile e soprattutto coerenza e fedeltà, ma anche persona che io ho avuto sempre come punto di riferimento, ma quello più piccolo di me. E allora, il libro di Pappalardo si inserisce certamente nel clima di queste cosiddette celebrazioni, si inserisce soprattutto in quello che possiamo chiamare lato sensu, revisionismo storiografico. Lato sensu perché non è vero che la parola si presta a molte confusioni, in realtà la verità dovrebbe essere scoperta senza bisogno di andare a prendere in prestito altre cose. Tuttavia questo revisionismo ha molte facce, questo revisionismo è fatto anche di rivendicazionismo, spesso sterile, ad esempio basato quasi esclusivamente su una determinata idea del Regno delle Due Sicilie o dei regni prioritari, che è molto incapacitante, cioè è un'idea che non tiene conto non solo della realtà, non tiene conto del fatto che la battaglia delle idee non può esaurirsi
nella nostalgia o tantomeno nella rivendicazione quasi sterile dei primati, che pure ci furono e che pure bisogna rivendicare nelle sedi opportune, tuttavia non è il problema quello centrale. Poi c'è un'altra parte di questo cosiddetto revisionismo, che è quello invece della ricerca delle fonti che si mettono insieme, spesso in modo giornalistico, con tutto il rispetto per i giornalisti, che però non tiene conto assolutamente né della documentazione storica né delle innovazioni che l'archivio, che il documento e che le fonti plurali possono dare l'apporto, ed è una ripetizione quasi acritica, più o meno brillante a seconda dei casi, del processo che si intende fare a Risorgimento. Risorgimento è un, come dice molto bene Francesco Pappalardo, naturalmente è soprattutto da rivedere alla luce di una dottrina e alla luce di una prassi che ebbero un fondamento molto forte, che era quello di cambiare i connotati, l'identità, il senso profondo dell'ethos di una patria che era anche una patria identificata come patria naturale, spontanea, come si è detto poi in certi casi anche giustamente. Cioè quell'humus comune che era un humus che riguardava i popoli italiani, dico i popoli italiani nel complesso, mai nessun sovrano, per esempio, delle due Sicilie disse di essere duo siciliano. Era un, ad esempio, si dicevano anche quelli che erano due toscani, eccetera, eccetera, sovrani italiani delle due Sicilie, che era una cosa molto diversa, italiani nel senso di storia, di cultura e di tradizione. Tuttavia, quell'Italia concepita come fu concepita, che è messa sotto esame non per la prima volta, naturalmente, a Pappalardo, che è uno scrittore, un ricercatore benemerito, soprattutto perché usa le fonti e soprattutto perché usa una copiosissima documentazione. La documentazione non solo, diciamo, rara, ma anche una documentazione ineccepibile rispetto all'assunto di fondo che egli sostiene, e cioè, ecco la differenza con gli altri revisionismi, che sono invece: quando era bravo il soldato delle Sicilie, quando era sfortunato Francesco II, quando era superiore Ferdinando. Tutto questo non è evidentemente il dato fondamentale. Il dato fondamentale invece è che semmai questi regni rappresentavano una resistenza, anche seminati all'interno, perché lo stesso regno delle Sicilie aveva all'interno anche un grande filone illuminista, massone, che era presentato addirittura a corte, non certo con i sovrani, ma che comunque aveva una sua precisa anche valenza. Tuttavia il regno delle Sicilie rappresentava la legittimità, e Garibaldi indubbiamente era un agente consapevole di un modello da imporre, che era il modello, diciamo così, universalista, e il modello del prima repubblicano, anche se Giuseppe Pappalardo smentisce anche alcune fonti riguardanti il 48 delle affiliazioni eccetera dello stesso Garibaldi alla Giovane Italia e alle organizzazioni vicine a Mazzini. E tuttavia questo Garibaldi è diventato non solo il mito unificante di molta parte della vita politica di quel tempo e poi successiva, ma addirittura a casi della storia è stato ad esempio un mito della Repubblica Sociale ed è stato un mito del Fronte Popolare. Caso strano, la faccia di Garibaldi era, insieme a quella di Mazzini, la faccia della Repubblica Sociale, come lo era durante naturalmente il Regno d'Italia, come mito, diciamo così, e poi lo era del Fronte Popolare. Ma come mai allora questa fortuna? Beh, la fortuna ha un senso, tutto questo, è il senso della modernità, è il senso della sovversione totale, che era quella proprio di cambiare i connotati all'Italia, ai popoli italiani, che era l'identità che veniva dalla Controriforma, era mito della Repubblica Universale, era soprattutto lo scardinamento del potere spirituale cattolico, oltre che quello temporale, che aveva una sua, diciamo, ragione d'essere nell'indipendenza del papato. Tutto questo evidentemente, insieme al fatto di essere poi Garibaldi libero pensatore, determina un intreccio storico
che anche in te ce lo vede, tra parentesi, eroi di due mondi, come viene determinato, in realtà, come il libro dimostra, dell'eroe di due mondi c'è poco, non solo perché questo presunto eroe dal Sud America fino alle cosiddette imprese è tutto da scoprire nei termini anche degli appoggi, anche di una vexata a questo rispetto alle sue più o meno avventure di qualità, tutto quello che avviene come mercenario per esempio in Sud America, ma soprattutto l'obiettivo suo, sempre proclamato fino al letto di morte, è quello di battere e sconfiggere la Chiesa Cattolica, anche a costo di venire a Palermo e andare a Santa Rosalia, anche come dice giustamente nel libro. Tra l'altro Palermo è citata più volte nel libro, mi ha fatto piacere, di solito si sorvola specialmente nel post-unificazione rispetto alla situazione siciliana. E quindi questa dimensione, che è quella appunto del socialista, del massone, del libero pensatore e anche dell'occultista, c'è un bellissimo libro, per esempio, sui personaggi del risorgimento di Cecilia Gattotrotti, scomparsa qualche anno fa, che è il risorgimento esoterico, dove dimostra che tutti questi personaggi sono tutti affiliati, tant'è vero che poi Madame Blavatsky partecipò naturalmente, che poi è la fondatrice della teosofia, come tutti sanno, partecipò in pieno alle vicende risorgimentali. Quindi gli interessi storici, altro principio che naturalmente nel libro viene messo in grande evidenza, è quello di nazionalità. Naturalmente oggi noi pensiamo alla nazionalità come un valore positivo, la gente lo pensa come valore, in realtà quella nazionalità era lo sradicamento totale rispetto agli istituti tradizionali, rispetto ai corpi intermedi, ai poteri decentrati e soprattutto a un'idea libera, organica della società, rispetto a una invece imposizione, conquista, ha ragione l'alienamento, perché quello del sud fu una conquista. Una storia che parte quindi seriamente con presupposti rispetto ai quali la spada della rivoluzione, come la chiama Pappalardo, diventa anche quella nazionalità ideale che si metteva contro, in opposizione alla nazionalità reale, ai popoli reali, alle esigenze reali, alla una esigenza reale, un popolo reale che era da distruggere. Nel libro, naturalmente, oltre i vari personaggi del periodo risorgimentale, da Cavour alla Farina, da Mancini, troviamo anche molti personaggi che ci interessano direttamente. Penso per esempio a Desivo, a Giacinto Desivo, a cui sì, naturalmente c'è un accenno importante. Penso a Clemente Solaro della Margherita, che fu primo ministro piemontese, però contro rivoluzionario, che si opponeva invece alla laicizzazione anche dello stesso Piemonte, e naturalmente poi esce fuori ovviamente totalmente in modo corposo la figura di Pio IX. Ecco, questo è un altro aspetto importante di questo libro, fra tutte le tappe che gli descrive, è quello di una sottolineatura che gli fa manca e gli dice: una scuola della cultura della controrivoluzione. Cioè, ancora non siamo riusciti a fare una storia della cultura controrivoluzionaria. Sembra un paradosso, ma in realtà è importante. Basti pensare, ad esempio, a tutta una serie di personaggi che hanno, pensiamo a tutti i collaboratori, lui ne cita alcuni della Civiltà Cattolica, che poi scrissero anche naturalmente molte opere, non solo storiche ma anche letterarie. E questo per rivendicare anche un dato che è da riscoprire nelle sue maglie. Altro aspetto importante, l'abbiamo letto a proposito della città del Messina, e mette in evidenza proprio per la Sicilia alcuni aspetti, per esempio l'eroismo di Beneventano, che è uno dei pochi che si salva rispetto ai traditori reali, conclamati e pagati soprattutto dagli inglesi. Pensiamo naturalmente a quello che avvenne alla città del Messina, ne parlava Letizia prima, e cioè una vera e propria resistenza che fa, tra virgolette, ammainare la bandiera, l'ultima bandiera delle due Sicilie, quattro giorni prima dell'Unità d'Italia, con uno straordinario personaggio che si chiama Fergola, il quale, Gennaro Fergola, il quale ha una straordinaria capacità anche di tenere unito un fronte della sconfitta, perché erano consapevoli, queste 3.000 uomini che vivevano nella città di Messina erano consapevoli che era una battaglia perduta, eppure era la battaglia dell'onore, era la battaglia della difesa di un principio. Ecco, questa difesa del principio, che poi è in Gaeta, naturalmente lo diceva anche
Letizia un punto di riferimento importante, anche simbolico, ma anche reale, perché quella resistenza di Francesco II a Gaeta è una resistenza anche di qualità dal punto di vista dell'impegno diretto, che non va naturalmente dimenticata. E poi nel libro c'è tutto il passaggio però cruciale del brigantaggio, con accenni anche alle questioni riguardanti la nostra realtà siciliana, che sono esaminati alla luce non solo dei documenti e dei fatti, ma direi anche con una cronologia assai importante che le mette in relazione con tutto ciò che avviene di distruttivo e soprattutto di sovversivo nei confronti della realtà, diciamo, legislativa, quindi le leggi che sono quelle dell'estensione delle leggi sardi, il codice penale, l'ordinamento giudiziario, il dogana, e poi naturalmente tutto ciò che avviene nei confronti della Chiesa, la spoliazione dei beni ecclesiastici, che culminerà in Sicilia con un fatto che il papalato conosce bene, ma che ancora non si conosce nei particolari reali, che fu un vero movimento di popolo, che fu il 7 e mezzo, che proprio a Palermo, anzi, che non nasce a Palermo, anche questa è una cosa da smentire, Palermo è l'epicentro, in realtà nasce nella provincia palermitana, nasce con mini rivolte soprattutto a Monreale, che vedono poi a capo un personaggio che ripara anche la galera, che si chiama Monsignor D'Acquisto, vescovo di Monreale. E stiamo parlando cioè di persone, personaggi che si mettono in gioco e che vanno dalla parte del popolo a difendere come vera e propria insorgenza. Quella non è una rivoluzione, come spesso si dice, è un'insorgenza contro il cattivo governo, contro la coscrizione obbligatoria, altro passaggio che viene naturalmente accennato con grande precisione dal nostro amico Pappalardo. E poi c'è il declino. Il declino ci unisce anche questa diciamo, visione del declino economico-sociale, che è un declino soprattutto costruito nel senso della omogeneizzazione, della perdita dell'identità. Ecco il titolo del libro, La religione civile per la nuova Italia, è proprio, lo dice anche Mantovano nella introduzione, è proprio questo il senso del volume, quello cioè di mettere in evidenza che come viene unita l'Italia. L'Italia, dice Cantoni, che riporta Pappalardo, Gianni Cantoni, che tutti conosciamo, che è naturalmente il fondatore, il punto di riferimento della danza cattolica, reggente della danza cattolica, viene unita nel nome dell'errore. Un errore che non è soltanto un errore, diciamo, geografico, quello è un altro tipo di problema, perché poi si andava verso la Confederazione, si andava cioè lentamente verso una, diciamo così, capacità di unire questi popoli anche in termini doganali, in termini politici, in termini soprattutto morali, ma tenendo conto dell'identità. Questo viene smentito e viene naturalmente unita nel nome dell'errore. L'errore qual è? Quello di andare naturalmente a smentire, a mettere in discussione, a svilire l'identità. Qual è l'identità del popolo meridionale, del popolo, dei popoli italiani? L'identità cattolica. Naturalmente questo processo avviene non solo con l'attacco diretto alla Chiesa, non solo nei confronti delle corporazioni, degli ordini religiosi, ma da un giorno all'altro pensate che cosa avviene con le leggi di spoliazione. Migliaia di persone vengono, che lavorano nelle chiese, lavorano nei conventi, che lavorano attorno alle congregazioni religiose, vengono espropriati del loro lavoro e buttati in mezzo a una strada. Migliaia, a Palermo, soltanto a Palermo, abbiamo fatto un conto di 10.000 famiglie che vivevano naturalmente nella condizione di essere vicino alle realtà ecclesiali palermitane. Quindi una situazione gravissima. Naturalmente però l'attacco, come Garibaldi poi diciamo sostiene nella sua liturgia civile, nel modo di affrontare questa rivoluzione culturale denominata il Risorgimento, cito proprio Pappalardo, è quella di andare a tagliare appunto questa identità di fondo e soprattutto a mettere in evidenza quell'aspetto che poi è quello soprattutto massonico, che viene in Garibaldi il riformatore dopo la carboneria e dopo il 59 del 1859 della libera moratoria in Italia. Punto di riferimento non tanto organizzativo quanto diciamo simbolico. Primo massone d'Italia, primo libero moratore d'Italia, diventa gran maestro proprio a Palermo, la prima volta diventa gran maestro a Palermo,
e naturalmente di molte logge, ma soprattutto poi diventa, e nel libro viene descritto molto bene, questa vasta, cito contestualmente, iniziativa pedagogica, così viene identificata, di trasformazione lenta ma costante dei costumi, degli usi, della religiosità e della vita del nostro popolo. Naturalmente insieme a tutto questo c'è la laicizzazione, ma c'è anche quello spirito moderno, pensiamo a De Santis, che diventa anche lo spirito unificante di una pseudo, diciamo, letteratura che poi in realtà tende a evidenziare a volte soltanto aspetti minuti, per costruire anche insieme a una nuova storia, a una nuova dimensione antropologica, anche una nuova, diciamo, identità culturale. Ecco, tutto questo allora, in questo tra virgolette codice universale di progresso, si inserisce quella che viene chiamata giustamente la rivoluzione italiana. Se sorgesse una società del demonio, dice Garibaldi, che combattesse dispotismo e preti, ma troverebbe le sue file. Ecco, Garibaldi stesso, che poi alla fine rifiuta naturalmente non solo ogni conforto religioso, ma sottolinea questo anticlericalismo che poi in realtà è anticattolicismo. Con tutti questi fattori e di questi fatti, che non sono opinioni di Pappalardo e che non sono opinioni né di Russo, né di Tommaso Romano, né di Alberto Maia, sono fatti che hanno avuto poi un'influenza e una refluenza nel tempo. Noi viviamo quella stagione disegnata 150 anni fa, 140 anni fa, esattamente nella sua applicazione concreta. La rivoluzione italiana è diventata una rivoluzione egemone nei contenuti, a cominciare dal relativismo, a cominciare dall'ateismo pratico e da quel processo di laicizzazione che ha dato di qualunque clericalismo che non mi appartiene, e ovviamente però ha colpito e colpisce molto profondamente il tessuto italiano. Quindi è un libro che esce fuori dal canistero del bel tempo andato e che si pone invece autorevolmente, insieme agli altri libri della scuola controrivoluzionaria, della scuola cattolica e tradizionalista, come libro che rifà un po' nella sintesi efficace che riesce a disegnare non solo la storia del mito di Garibaldi, mito tra virgolette, ma mito unificante per loro, e tuttavia ci dà anche la condizione forte per comprendere come bisogna studiare e bisogna soprattutto ripartire dai testi e dai libri buoni per capire che cosa siamo. Quindi non è un libro soltanto di storia, è un libro di prospettiva, come tutti i libri di Pappalardo e come tutti i libri di questa scuola che naturalmente onoriamo, che è una scuola autentica, che per me ha avuto inizio anche con Silvio Vitale, un punto di riferimento, con l'Alfiere, che è stata una rivista antemarcia veramente, perché è nata nel 1960, in quel giorno che fu quello dell'Unità d'Italia, un grande personaggio che ha dato veramente il via anche a tutta una serie di operazioni, queste sì, di ricostruzione dell'identità in termini tradizionalisti. È una scuola quindi che dobbiamo seguire al di là delle mode e soprattutto convincere che il processo rivoluzionario non è né fermo né legato a quel periodo. Siamo in pieno processo, peggio ancora di quel periodo, e soltanto una revisione profonda e soltanto una capacità di leggere la storia come viva, come fatto vivo, perenne, che ci riguarda, può darci anche una speranza di una rinascenza alla quale dobbiamo e possiamo riferirci rispetto alla condizione attuale drammatica in cui viviamo. Grazie. Grazie a Tommaso per la panoramica estremamente ricca di spunti, grazie per il riassunto del libro, però esorto a leggere comunque. Ti lanciano un input: la tua prossima fatica sarà una storia della cultura controrivoluzionaria. Mi sa che ce l'hai in mente. La parola a Francesco Montalato. Ringrazio anch'io chi mi ha invitato qua questa sera, consentendomi così di tornare a Palermo, dove da turista sta molto bene, non so poi come vi trovate voi. Ringrazio chi mi ha preceduto per il valore fin troppo gentile nei miei confronti. Il titolo di questo incontro di stasera è ovviamente molto stimolante, mi spingerebbe a parlare per ore, con conseguenze drammatiche per voi, ma in realtà cercherò di trattenermi e di fissare alcuni punti che mi sembrano interessanti
affinché questo 150° anniversario, che nessuno ha cercato, ma è caduto come cadono tutti i compleanni, non sia inutile, ma possa servire a fare il punto della situazione, come si dice. È stato un compleanno. Anche nella vita delle persone, i compleanni talvolta, specie significativi, quando si arriva a 50 anni, a 60 anni, talvolta si guarda indietro e dice: ma io che cosa ho fatto nella vita? Si fa il check, come dicono gli esperti, dice: cosa posso fare ancora di utile? Allora, nella vita degli stati anche questo può essere interessante. Parlo di stati perché il compleanno non è dell'Italia, ma è dello Stato italiano. Introduco una distinzione che vi è nota, quella fra nazione e Stato. Sapete bene che la nazione, diciamo, è un insieme di persone che vivono insieme, hanno tante cose in comune, hanno tante cose da raccontarsi, hanno una storia da raccontarsi. Lo Stato è semplicemente l'organizzazione politica di questa nazione. Allora, mentre lo Stato italiano ha soli 150 anni, soli non rispetto agli altri paesi europei, perché non c'è la rincorsa necessaria, nessuno deve inseguire gli altri Stati e dire siamo diventati uniti troppo tardi o troppo presto, ma pochi rispetto alla nazione, perché la nazione italiana è una delle più antiche d'Europa, ha circa 1000 anni. Giovanni Spadolini, storico laico certamente, molto attento però ad alcuni aspetti della nazione italiana, dice: quella certa idea d'Italia che risale a San Francesco, a Dante Alighieri, quindi questi 700-800 anni che comunque hanno sedimentato un insieme di ricchezze culturali e storiche in questo lembo d'Europa, che ha anche una sua configurazione, questo spazio che è il primo segno della nostra identità, cioè le genti che vivono in quella penisola che si distingue bene sulla carta geografica. Ebbene, questa nazione si è organizzata a un certo punto, spontaneamente o meno, in stato unitario, con un incontro che in qualche modo è stato traumatico. E oserei dire, poi sviluppo il tema, che l'incontro-scontro tra nazione e lo Stato ha prodotto una serie di problemi che sono vivi ancora oggi. Quando nasce la nazione italiana non lo sappiamo, perché mentre esiste l'atto notarile che istituisce uno Stato, per esempio il voto di un Parlamento, come è avuto per il Regno d'Italia, non esiste certificato di battesimo per le nazioni. Nessun gruppo a un certo punto si unisce davanti al notaio e dice: oggi fondiamo la nazione italiana. Esiste talvolta, spesso in Europa, l'atto di battesimo delle nazioni. L'Ungheria nasce col battesimo di Re Stefano, si converte e nasce effettivamente il popolo ungherese, che ha una sua identità ben specifica. La Francia, possiamo dire, grosso modo col battesimo di Re Clodoveo, la Spagna col Concilio di Toledo. L'Italia viene battezzata fin da subito. I santi apostoli Pietro e Paolo giungono negli anni 50 e negli anni 60. Il cristianesimo, che è l'elemento fondante della nazione italiana, dell'identità nazionale, approda immediatamente l'Italia, che quindi ha un certificato di battesimo antichissimo. Gli italiani ovviamente non sapevano di essere pari, c'era ancora l'impero romano in decadenza, ci si considerava romani. Uno storico, Andrea Giardina, che ha studiato a lungo l'impero romano, la storia romana, ha fatto una notazione interessante, ha detto: quando Roma ha unificato la penisola, gli italiani non hanno avuto il tempo, gli abitanti della penisola, si dice, i popoli italici, non hanno avuto il tempo di sentirsi italiani, che sono diventati immediatamente cittadini dell'impero e quindi cittadini del mondo. Quindi diciamo che la nazione italiana non ha una vocazione nazionalistica nel senso peggiore del tempo, cioè una chiusura in se stessa e sui propri valori, mentre ha un'apertura all'universale che nasce e dall'eredità dell'impero romano, impero romano del centro e d'oriente, che ovviamente ricopriva quasi tutto le cumene dell'epoca, e dava un senso di apertura, di grandezza, di accoglienza, che poi è stato fatto proprio anche dal cristianesimo. E quindi queste due belle eredità hanno forgiato il popolo italiano con una visione universalistica che non ha mai rinnegato e che ha fatto sì che gli abitanti dei singoli stati, i piccoli stati italiani, non si sentissero mai troppo stretti nei confini della Repubblica di Lucca o del Principato di Piombino, perché hanno sempre avuto questa vocazione, questa apertura universale, che si è poi espletata nei secoli attraverso il servizio alla cristianità, attraverso politici, diplomatici, semplici soldati, uomini che hanno sempre servito l'impero e il papato ovunque fosse necessario.
Quando è che gli abitanti della penisola cominciano a capire di avere un destino comune? Molto probabilmente, come avviene sempre anche per le persone, nel momento del confronto e dello scontro con l'altro, con lo straniero. Lo straniero in Italia è stato innanzitutto il popolo longobardo, che a differenza degli altri popoli germanici aveva un'altra religione, erano cristiani ariani, e quindi entrati in Italia hanno cominciato a perseguitare, a distruggere conventi. Il fatto che fossero altri non lo si capiva dalla lingua, e questo vale sempre nella storia d'Italia, ma dalla cultura. Si è detto molte volte, storici di parte hanno detto, hanno ripetuto quel famoso motto che sarebbe tipico degli italiani, Francia o Spagna, purché si magna, e che è falso. È falso perché gli italiani hanno dimostrato nella storia di accogliere i popoli con cui avevano consonanza culturale e di respingere quelli che avvenivano come invasori. Qualche esempio molto velocemente applicato al Regno di Napoli. Il Regno di Napoli, come tutti gli stati italiani, aveva una sua costituzione non scritta, che i sovrani di passaggio, coloro che diventavano di diritto, di per legittimità, sovrani del regno, dovevano rispettare. E quando non rispettavano, direste voi, quando non rispettavano, la popolazione si ribellava. Per esempio, quando Carlo V, sacro romano imperatore, cerca di importare nel regno l'inquisizione a mo' di Spagna, come si diceva, i napoletani, attraverso il corpo di città, protestano perché loro hanno già l'inquisizione vescovile. Quando la Spagna insiste, la città minaccia di insorgere e Carlo V, il potente Carlo V, sul cui impero non tramontava mai il sole, fa marcia indietro perché rispetta la tradizione della nazione. E la nazione combatte a fianco dell'imperatore, che sente come proprio sovrano, perché c'è un legame culturale e identitario. Quando invece i francesi giungono a Napoli nel 1799, entrando, distruggendo, tagliando le corde delle campane, che è il simbolo dell'aggressione culturale all'Italia, al Regno d'Italia e al Regno di Napoli, i napoletani insorgono in quelle che saranno le prime tre giornate di Napoli, non le altre giornate del 1943, in cui il generale Championnet, che occupava Napoli, che cercava di occupare Napoli, scrive ai francesi e dice: questi lazzaroni sono un popolo formidabile, noi li bombardiamo, si rialzano, combattono. Quindi un popolo, non soltanto a Napoli ma in tutta l'Italia, che insorge quando chi arriva è straniero, non per lingua, non per abitudini, ma per dissonanza culturale. E allora, di fronte ai Longobardi, di fronte ai Saraceni soprattutto, qui in Sicilia ben lo sapete, gli abitanti della penisola si rendono conto di avere un nemico comune, quindi di avere qualcosa in comune, di appartenere, possiamo dire, a una comunità di destino, a qualcosa che li unisce. Questo qualcosa che diventerà nel tempo la lingua, almeno la lingua, diciamo, usata dagli intellettuali, e poi l'arte, e poi i santi, e poi la cultura, e poi la storia, e poi quella circolarità bellissima di carriere che contraddistingue il periodo spagnolo, 1500-1600, in cui al di là delle frontiere le elite dirigenti circolano per l'Italia, anzi arrivano elite dall'estero, italiani, napoletani e siciliani vanno a governare regioni spagnole, regioni dell'America, quindi mostrando all'interno della cristianità questa assenza di confini che faceva sì che l'Europa esistesse veramente, non come intendiamo oggi, finora, come semplice unione finanziaria, ma come unione intorno a dei principi fondamentali. I nostri nonni ci raccontavano ancora di Mamma le Turche. Il pericolo turco è stato molto grande nella penisola italiana. Pensate, pochi di voi conosceranno, forse qualcuno ha visto il dipinto in Vaticano, c'è la Cappella Sistina, la battaglia di Ostia o la battaglia di Gallia del Gagliano, 814-916 d.C. Quando i saraceni sbarcano, occupano San Pietro, la saccheggiano, e poi soltanto quando gli stati italiani, fino a quel momento nemici su piccole cose, si uniscono di fronte al nemico comune e sconfiggono in queste battaglie in maniera decisiva i saraceni, che devono abbandonare per sempre le coste italiane. Ora, questo, al di là della digressione storica, cosa sta a significare? Sta a significare che la nazione italiana, raccoltasi intorno a alcuni principi fondamentali, non pativa assolutamente la distinzione in singoli stati. Anzi, dicono alcuni storici, che il fatto di avere molte capitali,
e quindi molti centri di cultura, molti centri di committenza, molte corti, fosse sentito dai grandi dell'epoca come qualcosa di positivo, che faceva senz'altro avere degli svolti positivi nella storia intellettuale, artistica ed economica dell'Italia. Tant'è che, come dice Giuseppe Galasso, storico ovviamente di cui non condivido l'impostazione culturale, ma che a mio avviso è il maggior storico vivente italiano, diceva: noi non dobbiamo immaginare scorrettamente che l'Italia fosse destinata all'unificazione politica in quei tempi, in quelle modalità, perché la storia non è un meccanismo che si ripete stato per stato. Ogni nazione ha avuto una storia diversa e paradossalmente le più grandi, le più ricche, la nazione italiana e la nazione germanica, sono giunte molto tempo dopo l'unificazione politica, senza patirne però danno prima, da un punto di vista economico e da un punto di vista culturale. Ora, la nazione italiana, di cui stiamo ripercorrendo velocemente la storia, ha un passato glorioso che noi tendiamo a dimenticare, anche perché le modalità dell'unificazione italiana, l'unificazione politica, hanno fatto sì che il nostro orizzonte sia molto corto. Molto spesso comincia nel 1861. Se andate a visitare qualche museo militare, qualcuno fa eccezione, ma in genere sembra che la nostra storia militare cominci con Napoleone, se va bene, con 1848-1859, i corpi militari, la Guardia di Finanza, i Carabinieri, sono nati tutti dopo il 1800. E quindi sembra quasi che quel detto, un altro di questi detti da confutare, gli italiani non si battono, sia veritiero. E quindi pesa su di noi questa cappa, questa sensazione di qualcosa da dimenticare. Pochi giorni fa un parlamentare, un senatore italiano, a proposito di un finanziamento all'Istituto per il Medioevo, ha detto: io voto contro l'Istituto per la Storia del Medioevo, perché noi dal Medioevo non abbiamo nulla da trarre. Sono periodi vuoti ed inutili in cui la storia d'Italia ha soltanto patito e non c'è stata storia in Italia. Vabbè. Allora io a questo punto introduco sempre qualche elemento, di qualche amico che mi ha già sentito soffrire di perdere a sentire sempre le stesse cose. A proposito della storia militare d'Italia, quanti di voi sanno che i primi eroi dei due mondi sono stati non Garibaldi e i suoi uomini, ma Vincenzo San Felice ed Andrea Caracciolo, che nel 1622 partivano da Napoli e dalla Sicilia con Magnani, Napoletani e Siciliani per salvare il Brasile cattolico e portoghese dall'aggressione dei calvinisti olandesi? Nessuno, forse qualcuno sì, ma insomma ben pochi. Quanti di voi sono stati a Budapest, nel castello che sta su in alto, sono entrati e hanno visto la scritta bilingue, italiano e ungherese, in cui è scritto: qui giace il barone da Cerno, napoletano, caduto nel 1686 alla testa dei suoi granatieri, entrando per primo nella Budapest liberata dai turchi. Potrei continuare, la battaglia di Vienna, quando l'armata imperiale vacilla, il bolognese Enea Caprara sulle alture del Calenberg che frena l'avanzata dei turchi e poi il contrattacco sarà vittorioso. Ultimo esempio, poi mi fermano, queste cose mi piacciono molto: la battaglia della Montagna Bianca, cattolici contro protestanti, imperiali contro ribelli, quando la cavalleria imperiale torna indietro sotto l'attacco dei boemi, sotto l'attacco dei boemi e degli svedesi. Sarà la cavalleria napoletana di Spinelli a tenere al centro, come dice un autore dell'epoca, cito a memoria, aveva con le picche dispiegate costretto gli imperiali a ritornare in battaglia e la guerra era vinta. Quindi la gloria delle milizie italiane, soprattutto napoletane e siciliane, questo va ricordato, che nel 400, nel 500, nel 600, nel 700, anche nel periodo napoleonico, sotto Napoleone e contro Napoleone, hanno scritto pagine gloriosissime, di cui noi dobbiamo ricordarci non per un mero nazionalismo che, come ho detto, non appartiene alla nostra patria, ma per avere quel pizzico di orgoglio che è necessario nelle attuali circostanze, che, come si diceva prima, non siamo qui a fare archeologia, a parlare di Garibaldi, che ci piace andare a leggere e andare a spigolare e parlare mai di qualcuno, perché se la storia deve essere magistra di vita, cioè maestra di vita, deve avere un collegamento col presente, quindi deve insegnare qualcosa, altrimenti diventa una semplice esercitazione verbale. Ora, se questi stati, questi piccoli stati,
stavano così bene insieme. Come mai a un certo punto si pone il problema dell'unificazione? Intanto ha detto che vivevano grosso modo bene insieme, perché come dicevo sempre, c'erano due genitori in Europa, il papà e la mamma, cioè la Chiesa Cattolica e il Sacro Romano Impero, che facevano da genitori a questi stati, a questa famiglia talvolta un po' discola, talvolta un po' rissosa, ma che aveva bisogno di due organismi sovranazionali. Oggi abbiamo le Nazioni Unite, uno che non funziona neanche tanto bene. All'epoca avevamo questi due grandi organismi che funzionavano. Faccio un esempio banale, ripeto sempre: quando nel 1547 Carlo V, il potente imperatore di cui prima, voleva impadronirsi la Repubblica di Lucca, semplicemente che era piccolino, quando i Medici volevano impadronirsi la Repubblica di Lucca, interviene l'imperatore Carlo V dicendo: io sono il garante dell'ordine sovranazionale, grandi o piccoli meritano di esistere. E Lucca esiste come Repubblica Autonoma fino al 1847. Il problema è che dopo il 1648, dopo la riforma protestante, la frattura religiosa dell'Europa, i trattati di Westfalia del 1648 che laicizzano la politica, la riducono alla politica internazionale, la pura politica di potenza, la mamma, cioè la Chiesa Cattolica, sta poco bene. Il Papa nel 1806 muore, su pressione napoleonica viene sciolto il Sacro Romano Impero. Non ci sono più organismi sovranazionali che possono frenare gli appetiti dei più grandi. E allora, soprattutto dopo la rivoluzione francese, si pone il problema di come resistere agli appetiti degli stati maggiori, in particolare dei stati più grandi, in particolare la Francia. Pensate che è del 1791 il primo testo che propone una confederazione per l'Italia. Non era un certo che era un ministro del re San Paolo, Galeani Napione, conte di Cocconato, paese che io conoscevo soltanto per la Rubiola, adesso conosco anche per questo signore, il quale scrive un libretto del 1791 che invia al sovrano re di Sardegna dicendo: siamo stati piccoli, non abbiamo più chi ci garantisce, di fronte all'aggressione degli stati confinanti io propongo una lega degli stati marittimi da porre in Italia, da porre sotto la presidenza del pontefice. Quindi Giobbetta era dopo molto ritardo. E dopo di lui ci saranno altri che proporranno la soluzione confederale. Molti hanno obiettato quanto fosse realistica questa soluzione per l'Italia. È ovvio che non avendo la sfera di veto non posso immaginare i particolari, però c'è un esempio che non è un piccolo esempio, ed è quello della Germania. La Germania, pochi lo sanno, il Reich germanico nasce come confederazione. Quanti di voi sanno che dopo l'unificazione, qui dopo la proclamazione di Guglielmo I di Hohenzollern imperatore, gli altri sovrani non sono cacciati ma restano sul trono? Il famoso re Ludwig di Baviera era re nel 1880-1890, dopo la proclamazione dell'impero. Quanti di voi sanno che la prima guerra mondiale è stata combattuta dall'esercito tedesco, che non è l'ultimo degli eserciti, sotto la bandiera imperiale, ma dai diversi eserciti unificati dallo Stato Maggiore, l'esercito bavarese col suo vestito, con i suoi comandanti, l'esercito renano, con il suo esercito. Quindi, mentre in Italia l'unificazione politica è avvenuta a danno delle altre dinastie, che sono state cacciate, escluse, ritenendo incompatibile la loro esistenza col principio unitario, la Germania negli stessi anni, 10 anni dopo, è senza danno per la propria prosperità economica e per la propria politica internazionale. La Germania è diventata in quegli anni, per esempio, un paese molto forte, ha potuto riunirsi in confederazioni. Quindi vuol dire che quella strada era possibile. Non sappiamo esattamente come avrebbe potuto avvenire in Italia, però la strada non era del tutto campata in aria. Tant'è che ancora oggi questa base federalista è viva nella Germania, non soltanto nei sentimenti degli abitanti di Westländer, ma anche per esempio in alcuni aspetti giuridici. Qualche anno fa il Land, quindi lo Stato della Baviera, ha firmato un concordato con la Santa Sede, cosa che la Sicilia non sarebbe possibile. Quindi vuol dire che una diversa impostazione e unificazione era sicuramente possibile. Sappiamo che poi le cose, per tanti motivi, anche per la repentinità con cui il processo unitario si è avviato, non è stato possibile, anche per la diffidenza di sovrani l'un contro l'altro, la diffidenza dei confronti di Carlo Alberto di Savoia e poi di Vittorio Emanuele II di Savoia, che hanno condotto la prima guerra indipendenza in un modo piuttosto attento ai propri interessi. Il primo a presentare un'ipotesi
di Unione Doganale è stato Pio IX nel 1847 e Carlo Alberto l'ha lasciata cadere, quindi sono degli aspetti che andrebbero conosciuti per capire meglio come sono andate le cose e per essere meno severi e soprattutto meno profondi nei giudizi, no? Pio IX è il sovrano che si oppone all'unificazione d'Italia, mentre invece è quello che per primo intravede non soltanto la via federalista, ma la lunghezza della federalista. La Germania non è stata unificata in pochi anni, lo Zollverein, cioè l'Unione Doganale del 1831, la posta unificata e la moneta unica sono il 1846 e così via. Le istituzioni sono gradualmente state unificate. Non si è avuto il tempo per tanti motivi in Italia, quindi si è scelta la via unitaria. La via unitaria è centralista, burocratica, centratrice, propria dei nuovi governanti. E vale bene, bisogna stare attenti a non fare una polemica del sud contro il nord. Io ho letto l'anno scorso il libro di Pino Aprile Terroni, che pur contenendo molte notizie interessanti, non mi è piaciuto come impostazione. Cioè è stata ripetuta la solita storia del nord cattivo contro il sud buono. Vale, qualche volta mi sono trovato a parlare a Torino, quindi con qualche difficoltà psicologica, perché andavo lì a dire, però non sono andati dei cattivi torinesi, ho detto attenzione, che anche voi piemontesi avete patito una rivoluzione contro di voi. Camillo Benso, conte di Cavour, nel cosiddetto decennio di preparazione, compie dal punto di vista legislativo ed organizzativo una rivoluzione, un sovvertimento totale di costumi e legislativo che colpisce innanzitutto il popolo piemontese. E faccio accenno prima alle leggi eversive contro la Chiesa. Le leggi del 1855-1856 provocano una reazione popolare molto forte e verranno raccolte 70.000 firme contro la legge. Pensate che aventi diritto al voto erano 30.000. E quando poi c'è l'elezione del 1857, la destra le vincerà, raddoppiando in alcuni collegi e triplicando i suoi voti. Ma Cavour riuscirà ad annullarle con la scusa che nel confessionale i sacerdoti avevano in qualche modo coartato le volontà, e quindi attraverso un artificio che lo stesso Rosario Romeo, storico liberale e fan di Cavour, non esita a definire certamente una macchia nella storia del liberalismo italiano. Il problema è che quel piccolo gruppo di dirigenti che prende il potere prima nel Regno di Sardegna e poi in Italia è quello che Augusto Del Noce ha chiamato il partito anti-italiano. Che significa il partito anti-italiano? Significa un gruppo di persone, un'elite molto ristretta, che approfittando della tendenza, della condivisione dell'obiettivo da parte di molti, cioè l'unificazione politica dell'Italia, che è diventata ormai indifferibile per i problemi che dicevo prima, ma anche per esempio, per le conseguenze della prima globalizzazione. Vi siete mai chiesti quanto fosse importante nel 1820-1830 l'avvento del vapore, che faceva sì che le frontiere doganali, i dazi e le cappelle tra Stato e Stato fossero anacronistici, perché ormai il vapore correva, si andava in un giorno da Napoli a Milano, quindi era una realtà di cui oggi ci sfugge la portata, ma ci faceva sì che i ceti più attivi della penisola, quelli economicamente più attivi, fossero interessatissimi all'unificazione, un po' come oggi avviene per l'Unione Europea, dove realtà economiche e realtà finanziarie sono interessatissime alla moneta unica, all'abbattimento delle frontiere e dei dazi, perché non possono che trarne giovamento. Tutti questi elementi quindi spingevano verso un'unificazione che però fu egemonizzata da questo partito, in buona parte di ispirazione massonica, non sempre, il quale colse l'occasione, o cercò di cogliere l'occasione, per realizzare non solo un nuovo Stato, lo Stato italiano, ma anche una nuova nazione. La frase di D'Azeglio, che sembra detta così, ma che D'Azeglio ripete 10 volte nei suoi scritti, fatta l'Italia dobbiamo fare gli italiani, balletta, considerando che gli italiani si stefano, fatta l'Italia, realizzato lo Stato italiano, dobbiamo rifare gli italiani, o dobbiamo farli nuovamente, cioè dobbiamo cambiarli. Al ceto dirigente vittorioso, gli italiani così come erano non piacevano. C'entra Garibaldi in tutto questo, certo. Neanche a Garibaldi piacevano gli italiani, e lo scrive più volte nei suoi libri, nelle sue memorie e nei suoi scritti. Garibaldi è il tipico rappresentante di
non era un grande intellettuale, era innanzitutto una persona che nasce quasi per caso. Lui scrive a un certo punto, scrive una lettera da 1837 dal Brasile, dal Rio Grande do Sul, è stato ferito in combattimento e si annoia mortalmente. Scrive una lettera a un suo amico che dice: io sono nato per rompere scatole al mio prossimo, questo voglio fare e questo vi giuro io farò. Quindi, un signore a cui piace menare le mani, che menando le mani però ha bisogno anche di darsi un tono. Il tono se lo dà e incontrando la massoneria nel 1844 a Montevideo, che gli darà una serie di ideali, tra virgolette, gli darà un, diciamo una, darà una dignità alle sue, alla sua voglia di combattere, di menare le mani. Quindi da allora in poi comincerà a dire che combatte per la libertà dei popoli. Peccato poi che i popoli insorgevano contro di lui, mi riferisco anche ai popoli del Sud America. C'ho qui una serie di citazioni che vi parlano tratte dalle memorie di Garibaldi, in cui dice: i soldati che usavo per liberare questi territori erano, erano fratelli della costa, cioè pirati, condannati per diserzione e massime per omicidi, erano cavalli sfrenati che non riuscivo mai a tenere a barra. Quando saccheggiano i Miriu, una cittadina argentina che non voleva essere liberata, quindi dovette essere saccheggiata, dice: i miei erano delle vere bestie, ho dovuto ucciderne alcune per poter riportare la calma. E va avanti con questa storia. In Argentina c'è un risentimento contro Garibaldi che dura ancora oggi. In una storia ufficiale dell'Argentina in 10 volumi ci sono moltissimi passaggi in cui viene messa a fuoco la zelotà di Garibaldi, che per esempio una notte per passare attraverso uno stretto alza la bandiera bianca del neutrale, poi una volta passata alza la bandiera di combattimento, le vessazioni contro le popolazioni, i saccheggi, le ruberie. E quindi questo aspetto va sottolineato non per il gusto di parlare male del personaggio, ma per identificare anche quali erano le caratteristiche principali del suo carattere. Personaggio che scopre dopo alcuni presunti ideali per giustificare la sua azione. Incontra la massoneria e che poi in Italia, salvo alcuni episodi eclatanti, alcuni episodi per esempio in Sicilia, non avrà mai seguito popolare. Le sue memorie sono scritte, sono piene di lamentazioni. Non trovava si guida neppure a pagamento. C'è una lettera di Minghetti che dice: ho saputo che il vostro Garibaldi, siamo nel 1848, a Como, ha fatto molta confusione, ha cercato di fucilare alcuni contadini che non volevano indicargli la strada. Garibaldi si troverà sempre alle prese con l'ostilità delle campagne italiane. Nel 1848-49, abbandonato da tutti, deve fuggire in Svizzera. Nel 1849, durante la Repubblica Romana, non viene appoggiato dalla popolazione romana. Quando fugge, in quella che è diventata poi un'epica fuga, soprattutto perché è morta Anita, quindi c'è anche un tono romantico nella sua vita, le porte di Orvieto e di Todi e di Arezzo vengono chiuse al suo arrivo. La popolazione di Assale devono fuggire, lui scriverà sempre: odio queste popolazioni che vengono guidate dai sacerdoti e col crocifisso alla mano contro di me. Finché la, cito sempre a memoria, quindi non è esatta la citazione, ma nel libro sono annotate, finché il popolo italiano sarà schiavo del nero servitore di Satana, cioè il Papa, non ci sarà un vero cambiamento. E quindi lui auspicherà sempre negli scritti e nell'azione un mutamento radicale dell'identità degli italiani. Vedete, non mi soffermo sull'aspetto militare di Garibaldi, su cui poi sarebbero notazioni interessanti, perché grosso modo è conosciuto. Mi piace fermarmi qualche minuto sull'aspetto pedagogico dell'attività di Garibaldi, che è poco conosciuto. Garibaldi, grande pedagogo, chi l'avrebbe mai detto? Quando nel 1861, completata l'unificazione, quasi appende le armi al chiodo, quasi, che poi ogni volta c'era occasione, nel 1862, 1867, persino in Francia, nel 1870-71, riprenderà le armi. Però lui svolgerà per 20 anni un'operazione culturale, scientifica, pianificata da lui, che innanzitutto aderisce a tutte le unioni massoniche, dicendo: la massoneria è l'elemento fondamentale per cambiare gli italiani, occorre che si faccia un fascio della massoneria perché tutti insieme si possa operare su, non so il termine identità, cioè sul carattere degli italiani. Per cui esistono alcuni aspetti che a noi fanno anche ridere,
sorride perlomeno, perché Garibaldi con felice intuito, ecco, ha reso omaggio a Santa Rosalia, ha reso omaggio a San Gennaro, salvo poi alcuni anni dopo invitare i partecipanti all'anticoncilio a frangere quell'ampolla che contiene il veleno di San Gennaro, insomma, anche una certa furbizia da parte sua. Ebbene, Garibaldi cosa faceva? Percorreva la penisola utilizzando un linguaggio parareligioso, perché sapeva che i italiani erano sensibili a questo linguaggio. E allora cosa faceva? Diffondeva immagini sue con l'aureola, Santo Garibaldi. Oppure andava in giro a celebrare i matrimoni laici, io vi battezzo il nome della patria. O ancora, battezzava laicamente i bambini, io ti battezzo, ti do il nome Menotti, così come aveva chiamato suo figlio. Quindi un'opera abbastanza sottile di, diciamo così, di controcultura, ma non soltanto questa che noi giudichiamo, ci può, ripeto, ci fa un po' sorridere, lui che percorre tutta l'Italia battezzando e sposando le persone per cercare di modificare, non si riuscì assolutamente, la sensibilità degli italiani, ma anche per esempio le proposte di legge per il servizio militare obbligatorio e per la ginnastica obbligatoria, perché lui diceva: questo è un popolo a cui bisogna raddrizzare la schiena, soltanto con una guerra riuscire in qualche modo a spezzarli. Il suo sforzo fu appoggiato da tutti i governi dell'epoca, non a caso tutti i ministri della pubblica istruzione tra il 1870 e il 1890 appartenevano alla nazione di fu compiuto anche uno sforzo notevole di pedagogia laica che passava attraverso la coscrizione obbligatoria e la scuola obbligatoria. La scuola obbligatoria è voluta soprattutto per poter sottrarre, è detto chiaramente in alcuni documenti governativi, la popolazione indifesa dalle mani del clero, quindi l'insegnamento, l'istruzione quasi in mano ecclesiastica. Allora, come dice Spadolini, al posto del parroco, al posto del parroco ci sarà il maestro elementare. Maestro elementare e i comandanti militari, i quali raddrizzeranno questi italiani e finalmente la renderanno diversa come sono. Quindi l'unificazione italiana, che come è stato detto prima, non viene più contestata, A, perché è antistorico, la storia non torna indietro, B, perché è una necessità, magari fatta con altri mezzi e con altre strade sarebbe stato molto meglio per la penisola italiana, non viene contestata per l'unità, ma per il risorgimento. Ma non è la stessa cosa? Io direi di no. Unità è fatto storico. A un certo punto l'Italia si è trovata unificata. Il risorgimento è il processo culturale che non era necessario, ma che ha accompagnato l'unificazione italiana, quel processo culturale con cui l'elite ha cercato di snaturare l'identità italiana. Garibaldi l'ha conosciuto proprio per questo motivo qua, perché è stato il massimo rappresentante di questo partito italiano italiano. Direi oggi lo si presenta come una figura, lo si è presentato anche da parte del Presidente della Repubblica, come la figura più adatta per unire gli italiani. Io penso che come storia personale, come moralità personale e soprattutto come suo vissuto, come suo tentativo, come sue azioni, una figura tutt'altro che limpida ed esemplare, e che ha lavorato per dividere gli italiani, per mettere la dirigenza contro la popolazione, per mettere gli italiani contro se stessi e contro la loro storia. Quindi io immagino che, anzi sono convinto, che accettarne l'icona come elemento unificante equivalrebbe invece a scegliere non ciò che unisce ma ciò che divide. Non a caso Garibaldi è stato assunto come emblema del fronte delle brigate comuniste, social comuniste durante la resistenza del 1943-45 e della battaglia elettorale felicemente persa da parte del fronte popolare nel 1948. Quindi una scelta di campo che è indicativa del significato che si dava alla testimonianza dell'azione garibaldina. È stato detto ancora prima di me che il lascito risorgimentale è ancora vivo oggi. Si è parlato di questione cattolica, che è poi la questione dell'identità. Quanto si parla degli italiani che non si amano, degli italiani che non conoscono il loro passato, degli italiani che sono privi di identità, privi di nervo, privi di senso
dello Stato. Sto leggendo, ho appena finito di leggere, un libretto interessante, un dialogo tra Aldo Schiavone, un Roma storico di Roma marxista, e Ernesto Galli della Loggia, storico contemporaneo liberale, in cui si affrontano, tra di loro litigano, però poi alla fine sono due facce della stessa medaglia, come avviene spesso con il liberalismo e con il marxismo. Tutte e due rifiutano la verità storica italiana. Schiavone perché diciamo, nell'ottica della dialettica tutto quel che viene dopo è necessariamente migliore di quel che viene, di quel che è stato prima, quindi la storia italiana di per sé nel momento in cui è superata ed è caduca. Galli della Loggia, solo qualche parte delle citazioni, Galli della Loggia dice gli italiani non hanno il senso dello Stato perché sono rimasti ancora legati al vicolo di Napoli e alla contrada senese, sono ancora attaccati alla famiglia, alla corporazione, non dice corpo intermedio la stessa cosa, e invece l'individualismo ancora non ha fatto breccia, loro sono ancora cattolici, non seguono la Costituzione, il famoso patriottismo costituzionale che è stato rilanciato quest'anno dal presidente Napoletano, devono divenire cittadini dello Stato, non aggiunge non persone ma cittadini, e questa è l'attualità della nostra storia. C'è un problema di identità che anche dagli intellettuali è messo in discussione, perché gli italiani sono ancora troppo italiani, non ho il tempo di cercarle, ma dopo, semmai se c'è tempo, le tiro fuori, perché sono delle citazioni che mi hanno colpito molto per la puntualità e per la precisione. In pratica sono italiani, sono cattolici e sono attaccati alla famiglia, che speranza abbiamo di crescere? Invece la speranza è quella di un'educazione civica che faccia sì che al centro della legalità ci sia la Costituzione e lo Stato. Soltanto quando saranno individualisti, come gli altri grandi popoli del nord, allora saranno finalmente dei veri cittadini. Il partito italiano non ha perdonato, anti-italiano, non ha perdonato agli italiani di aver sconfitto in battaglia la rivoluzione protestante e poi la rivoluzione francese e poi la rivoluzione comunista. Troppe cose hanno sbagliato gli italiani per poter essere amati. E ancora oggi negli sviluppi di questi ultimi mesi vediamo questa aggressione internazionale, in fin dei conti, Gheddafi che ci dichiara guerra in Libia, la Bundesbank che ad agosto svende i titoli italiani, cioè, c'è la sensazione, anche leggendo questo mondo finanziario protestante, che non ci ama, non ama i nostri rappresentanti politici, perché anche 20 anni fa si sono opposti al golpe social comunista contro la magistratura, quindi c'è qualcosa che i italiani ancora devono scontare. C'è il problema dell'identità, c'è il problema della questione meridionale che si è semplicemente aggravata. È inutile fare appello agli studi di quanti nell'Ottocento dicevano che meno male che c'è stata l'unificazione, altrimenti il sud sarebbe andato a fondo. Ci sono studi molto recenti, molto documentati, pubblicati da università, da riviste serie come la storia economica, rivista della storia economica d'Italia, che dimostra esattamente il contrario. C'è una questione istituzionale, che oggi si chiama questione federale, che non è tanto, attenzione, il disunire l'Italia, perché insomma, il federalismo non è soltanto quello che i tecnici chiamano il federalismo verticale, cioè tanti stati che si mettono insieme e formano gli Stati Uniti della Svizzera, gli Stati Uniti d'Italia, gli Stati Uniti d'Europa, che oggi non ha significato, ma è il federalismo, quello che chiamano orizzontale, cioè il federalismo sociale, non allo Stato burocratico, non allo Stato accentrato del risorgimento, ma sì a restituire poteri e autonomia alla società. Finché il federalismo consisterà nel decentramento, nell'aprire nuovi sportelli in periferia, sarà sempre uno Stato centrale. Quando invece si riconoscerà l'autonomia dei singoli corpi intermedi, innanzitutto della famiglia, dell'altra realtà, e la società tornerà a potersi confrontare con lo Stato, che dovrebbe essere espressione della società, e non a patire sotto il peso di questo Stato del 1861, dal 1861 schiaccia ogni realtà organizzata, allora potremmo dire che avremmo superato il risorgimento. Quindi, concludendo, quando si parla di queste cose non si fa pura teoria, ma si fa pratica. Diceva Joseph de Maistre, la storia è politica sperimentale, cioè attraverso la storia i politici dovrebbero, conoscendo la storia, dovrebbero imparare a fare politica. Questo non accade quasi mai. È compito di quanti come noi agiscono nel campo culturale, quello che si chiama la prepolitica, che poi è politica, che dobbiamo distinguere oggi dalla partitica, altrimenti diremo politica. Quanti fanno prepolitica
è compito nostro, dicevo, di studiare la storia come omaggio ai nostri padri, che se noi ancora oggi viviamo discretamente, perché evidentemente i nostri padri, i nostri nonni, hanno saputo lavorare sotto il profilo economico, sotto il profilo culturale, in maniera certamente meritevole di lode, quindi questa pietas verso gli antenati che deve caratterizzare le grandi civiltà, di preoccupazione di giustizia per stabilire la verità storica, perché come ci dice, soltanto una memoria condivisa potrà aiutare l'Italia a uscire dai suoi problemi, ma questa memoria condivisa non si vede da nessuna parte, di perché soltanto attraverso la conoscenza dei problemi, della storia dei problemi di oggi, possiamo agire. Se noi non sappiamo quali sono i problemi, perché si parla di federalismo, perché c'è stato un problema a monte, perché si parla di questioni meridionali, perché c'è stato un problema, perché si parla di questioni di identità, che i danni sono smarriti di fronte allo specchio, che evidentemente ci sono stati dei problemi. Questo non significa che tutto questo è nato improvvisamente con l'unità d'Italia, l'Italia è stato un disastro, significa che alcuni problemi sono nati allora e alcuni problemi tuttora irrisolti sono nati allora. E allora soltanto attraverso lo studio della storia del nostro paese noi possiamo cercare, possiamo sperare di porre le basi per una rinascita del nostro paese. Grazie a Francesco Pappalardo, non solo per la bella ricostruzione, ma anche per la modalità di arricchire di aneddoti e trattazioni storiche che fanno appassionare. Questa forse è la ragione per cui i ragazzi a scuola non amano la storia, perché non gli viene insegnata anche attraverso proprio il racconto dei fatti dai quali ricostruire. Però la storia va conosciuta, conosciuta bene. Spesso sono accade, stasera abbiamo cercato di fare un piccolo punto su dei avvenimenti che ci riguardano da vicino. A questo punto, se qualcuno ha delle domande da fare ai relatori, penso che abbiamo il tempo di... non è obbligatorio, però insomma, li abbiamo qua, quindi ne approfittiamo. Questa esaustiva, naturalmente chiacchierata, che poi è molto più una chiacchierata, segnalare che anche questo libro, Il mito di Garibaldi, è qui l'avete portato e quindi è possibile da prendere e da leggere. È utilissimo il libro per le cose che abbiamo detto, ma soprattutto perché dà un quadro di insieme, come abbiamo fatto stasera, come ha fatto stasera Pappalardo, cioè un quadro di insieme dove le cause sono unite ai fatti e dove la realtà complessiva viene diluita anche nelle questioni attuali. Quindi un libro che trovate e che hanno i nostri amici portato, e che vi consiglio caldamente di comprare e leggere. Questo è il modo poi per sostenere anche le cose che fa Pappalardo e che facciamo e che sono utili anche a questo. Quindi facciamo anche propaganda per il libro, che è questo qua, Il mito di Garibaldi, e che trovate all'ingresso. Prego. Buonasera, io sono il professor Umberto Russo. Volevo fare una domanda al professore Pappalardo. Nelle medie battute, anche nelle ultime battute, ho individuato nella sua relazione un senso quasi pessimistico del futuro sviluppo politico, o mi sbaglio, no? Quindi lei ritiene che ci sia un orizzonte più chiaro nel futuro politico italiano e europeo? Oltre all'attività militare, diciamo, c'era anche un'attività pubblicistica,
raccontare queste storie bellissime, queste bambine che hanno la patria, che raccontavano questa metà. E diciamo una piccola bibbia del progetto, dove non viene mai citata la religione, cioè sono la religione della patria, questi bambini invitati a morire per la patria, cioè è anche, come si dice, un libro per scuola elementare, ma dentro c'ha parecchia ideologia risorgimentale massonica, fa portare, ma c'è anche un distillare carne da macella, da massacra, battaglie, guerre, nomi di una Italia artificiale. La seconda domanda, dipende dalla polemica, se è raccontata la connessione di Cavour, che è il divino di Giorgio, un frate francescano, si confessa e viene assolto. E la storia ci racconta che Pio IX, a sapere di questa cosa, ha sospeso a Divinis il frate, perché non gli chiese di abiurare a tutte le sue azioni antinatoriche. Ci sono altri fenomeni di grandi propugnatori del Risorgimento, ostia la Chiesa Cattolica, che poi in cui punto di morte si convertono, rinunciano e fanno un passo indietro rispetto a tutto quello che hanno fatto così via, e di cui non si sa nulla, cioè di cui la storia non la racconta e si ferma il giorno prima della loro commissione. Riesci a farsi sentire o rimanere? Io sono Nicola Rentini e volevo fare una domanda. E il libro, questo libro La delicizzazione di Garibaldi, si inserisce in un periodo particolare in cui si ripensa in un certo senso a una perdita culturale siciliana, tipo ci sono dei movimenti indipendentisti e si parla di una ricerca, una rivalsa siciliana nei confronti di un'Italia insomma che perde valori. Quindi è possibile che per ora ci sia una voce indipendentista che sta crescendo piano piano in Sicilia? Una voce indipendentista siciliana? Nonostante tutti i tentativi, alla fine gli italiani sono rimasti pari
poi nel tempo l'identità si va perdendo pian piano, è una crisi globale che non riguarda soltanto l'Italia ma tutto l'Occidente, e poi gli italiani sono quelli che ancora, nonostante tutto, sentono l'eredità della propria identità, e quindi il libro cuore sotto questo profilo è un fallimento, tant'è che fortunatamente non si legge più a scuola. Per quanto riguarda Cavour, non si può parlare di conversione vera e propria, la maggior parte dei protagonisti del risorgimento non erano anticattolici, o perlomeno non si definivano tale, loro ambivano alla riforma della Chiesa in senso protestante. Penso a Ricasso, Minghetti addirittura aveva preparato un progetto di riforma della Chiesa cattolica e voleva far passare per legge. Quindi sono persone che avevano una loro spiritualità difficile da indagare. Cavour non era un praticante, insomma lui giorni a fare lavorava in ufficio così, già gli altri andare lì. Bisogna entrare nel mezzo, sicuramente ha avuto una svolta politica anticattolica, questo non si discute, tutti risorgimentali, però loro in qualche modo manifestavano la loro religiosità che non può far parlare di conversione improvvisa. Certo, nel caso di Cavour, pensiamo stesso Vittorio Emanuele II, anche lui era scomunicato, però era un fervido credente. Quindi si mescolano nel risorgimento questi personaggi ambigui. Pensiamo alla funzione dello spiritismo. Mazzini, per esempio, credeva nella reincarnazione e nell'extraterrestre. C'è un passo molto divertente in cui parla di questo viaggio che si compie da un pianeta all'altro, in cui le anime si reincarnano. Il segretario di Cavour faceva sedute spiritiche, anche presso a casa Savoia hanno diffuso le sedute spiritiche. Quindi personaggi che sono stati dichiaratamente cattivi e poi sono convertiti non ce ne sono. Sono tutti personaggi che sono mostrati apparentemente fuori, hanno sempre giustificato la loro azione come per il bene dell'Italia e della Chiesa. Cioè Cavour nei suoi discorsi, e là bisogna andare a vedere la buona fede, non si fa sapere, ha sempre detto: io faccio questo per alleggerire la Chiesa dal suo peso. Ovviamente leggendo tutti i suoi scritti di buona fede ce n'era poco, perché poi in altre occasioni lui odiava in modo manifesto, ma proprio perché era un liberale nell'animo, liberale intendo diciamo così, uno che era attaccato alla funzione economica. Lui diceva: gli ordini religiosi non solo non servono a niente, ma sono improduttivi per la società. Non producono, pregano, qui sono dannosi. Infatti, in una lettera al conte Pepoli, che è quello incaricato di chiudere i conventi in Umbria nel 1960, dice: agite onde scemare la lebbra del monacismo. Cioè, i monaci sono la lebbra. Quindi c'era questa convinzione da parte di coloro che hanno fatto il sorgimento, quindi la rivoluzione culturale, di agire in nome di una religiosità superiore che solo loro conoscevano e che comportava come passaggio comunque lo sradicamento della Chiesa Cattolica come istituzione, per cui addirittura la protestantizzazione di evitare, noto il fatto che lo racconta Messori, aperta la breccia a Porta Pia, prima che passò col suo cane battezzato Pio IX, fu un signore che portava un carretto di bibbie protestanti, e Garibaldi quando arriva a Napoli la prima cosa che fa e di aprire una chiesa dedicata al culto valdese. C'erano convinti che per debellare il cattolicesimo bastasse agire da protestanti, e questo non ha funzionato assolutamente, perché l'Italia della controriforma tridentina era profondamente radicata, ecco perché omaggio ai nostri antenati che tanto hanno seminato. E passando poi al discorso più politico, appunto diventa analisi politica, non è più storica. Da un punto di vista semplicemente politico, l'orizzonte non è che sia molto chiaro e molto limpido. Il discorso è che l'Italia probabilmente ha ancora una buona dose del suo vecchio tesoro di identità culturale, che però, e questa è la pelle ai politici, non va perso. I nostri politici non fanno più cultura, ma non cultura nel senso non fanno più le feste, quelle feste in cui si presentano i libri, saranno pure interessanti, ma non fanno politica e basta, senza alcun principio. Neanche i comunisti fanno più comunisti, hanno più la scuola dei frattocchi dove imparano a fare comunisti, dove imparano a fare cultura. Per cui ogni giorno l'azione politica in genere, questi sono certamente gli esempi positivi, è completamente sradicata dalla cultura. Adesso non conosco gli interventi politici, ma se il governo Berlusconi avesse fatto anche cultura,
la sua azione, che nel campo dei principi è benefica, in fin dei conti. Cioè, il Santo Padre è presente alla cena, ha ringraziato il governo Berlusconi 20 volte, perché in Italia non c'è eutanasia, perché grazie a loro, che in Italia non c'è, c'è una legislazione sulla droga abbastanza corretta, perché in Italia non c'è il matrimonio tra omosessuali, perché in Italia ha difeso il crocifisso in Europa. Bene, tutto questo bene. Ma che cosa è stato dato agli italiani di consapevolezza di questa azione? Poco o nulla. E quindi i governi oggi vivono anche queste difficoltà. E allora occorre che il politico faccia anche cultura. Cioè, cultura non significa una parola strana, significa io sono a governare un paese, ma io conosco la storia di questo paese, conosco la realtà, conosco i sentimenti profondi di questa popolazione. Cioè, anche nell'interesse del politico, se voglio guadagnare voti, quali sono le corde sensibili che devo stimolare? Per quanto l'identità italiana, l'identità cattolica sia appannata, sia in crisi, eccetera, è però quella dominante ancora, se non nella vita quotidiana, perlomeno nella memoria. Siamo, come si dice, cattolici di civiltà, cioè è normale per noi vedere una chiesa, è normale per noi non prendere statue e buttarle per terra, salvo qualche episodio di qualche giorno fa. E allora il politico dovrebbe studiare la politica, il politico dovrebbe studiare, e quindi dovrebbe dire io in quale paese opero. I sondaggi dovrebbero essere anche rivolti a questo. Cioè, è vero che oggigiorno si pensa soprattutto all'economia, però non c'è soltanto questo, e tanta gente forse non andrà a votare perché si pensa soltanto all'economia. Restando nel campo politico, non conosco la Sicilia in modo da poter avventurarmi in profezie, però c'è senz'altro nella storia della Sicilia questo filone, diciamo, autonomistico, che è fondato, perché la Sicilia, i siciliani sono stato un popolo, il fatto stesso di non soltanto perché sono un'isola, sufficientemente grande per far crescere una civiltà, ma anche perché hanno avuto un riconoscimento istituzionale nel corso dei secoli. I Normanni hanno fondato il Regno di Sicilia, noi il Regno di Napoli, nel 1130 a Palermo, e nel corso dei secoli il Regno di Sicilia è sempre stato distinto dal Regno di Napoli, e quando la capitale era Napoli, a Palermo c'era il vicere, anzi pare che prima fosse un'altra città, pare che c'è stata una volta tra Palermo e Messina, se ben ricordo. L'errore dei Borboni nel 1816 è stato quello di inimicarsi i siciliani annullando la diversità siciliana. Il Regno di Due Sicilie è stato un grave errore, perché ha unificato in maniera improvvida il Regno di Sicilia e il Regno di Napoli. La Sicilia è scomparsa dall'orizzonte politico del Regno e, giustamente, tra virgolette, da allora in poi i siciliani sono stati antinapoletani. Quando mi chiedono ma come ha fatto Garibaldi con 1000 uomini a vincere in Sicilia contro un esercito di 20.000 persone, a parte, come dice una storica recente, quei 1000 uomini erano un'avanguardia, erano truppe scelte delle quali arrivavano altri 20.000 uomini, quasi tutti soldati dell'esercito sardo fatti di serfare. Alcuni, come dice un memorista garibaldino, arrivavano addirittura con divise sarde dell'esercito sardo. Non soltanto perché i napoletani avevano paura delle insorgenze siciliane contro di loro, stavano chiusi a Palermo e non combattevano, anche perché la Sicilia era antinapoletana. I napoletani erano coloro che avevano tolto l'autonomia, coloro che avevano tolto la capitale, coloro che avevano tolto il Parlamento, non perché i Borboni fossero cattivi, perché i Borboni erano moderni, tra virgolette, erano sovrani assoluti, sovrani illuminati, che concepivano lo Stato burocratico, accentrato ed assoluto, e quindi non tolleravano diversità, perché la Sicilia non aveva una diversità, ecco che l'hanno penalizzata. E la Sicilia è insorta, stavo per dire giustamente, insomma, ha sbagliato perché ha inseguito l'autonomia. I siciliani insorti nel 1848 chiedevano l'indipendenza, poi insorti nel 1860 chiedevano l'autonomia, e poi sono stati buggerati, e nel 1866 Palermo insorta. Però è rimasto questo filone, questa sensazione di una diversità, che non va intesa nel senso, diciamo, leghista, oggi per leghista si intende sempre tutto quello che dice della centrale diversificazione, ma è inteso come ricerca della propria specificità. Nel mondo, nel momento in cui i confini si allargano, si distendono, non riusciamo più a vedere i confini d'Europa, no? Noi sappiamo che da qui fino in Danimarca, anzi fino al Polo Nord, quasi possiamo arrivare senza confini. Quando i confini sono così lontani, ci si attacca giustamente al proprio campanile, perché le persone hanno bisogno di vedere qualcosa di concreto. Dov'è il confine della mia patria? Non c'è.
E come non c'è? La patria è la terra dove sono sepolti i patri. Allora, la mia patria è la mia città, il mio comune. Per il siciliano probabilmente la patria è l'isola. Immagino che poi c'è una diversità tra Messina e Catania. Io sono stato in Calabria, dice, ho cominciato a parlare di Calabria, mi ha detto scusi, quali Calabria? Perché c'è la Calabria, così la Calabria è scoccata, quindi non entro nei metri della scia, però ecco, non so immaginare adesso, secondo me in una prospettiva così europea, piaccia o non c'è spazio per le piccole realtà, politiche autonome, indipendenti. Quindi non vedo futuro di nessuna regione, né della Padania né della Sicilia come indipendente, non lo consentirebbe assolutamente, a meno che non fosse funzionale a interessi finanziari. Sapete che insomma la Sicilia è entrata nel gioco del risorgimento perché oltre a una posizione strategica c'erano le miniere di zolfo che erano molto appetite dalla Gran Bretagna, e quindi qualora dovesse entrare in qualche gioco più grande di lei potrebbe, insomma, se dovessi profetizzare non vedo nessun indipendentismo alle porte, vedo più che altro un problema, problema politico, non dico di disfacimento politico, ma un momento di transizione per l'Italia, per la politica italiana, in cui è ovvio che tutte le realtà piccole e medie alzano la testa e cercano di far valere la propria specificità. Un piccolo momento celebrativo. Ringraziare l'amico Palo per questa visita, che ha visto anche a nome degli amici per lei un ricordo per questo libro, anche così ricorda anche questa nostra presenza e questa nostra riunione. Grazie a tutti, ci vediamo e i libri dell'ISPE sono così a disposizione, quelli di Papà lo si comprano, ma comunque è chiaro che sono anche per distare tanti, credo che siano in omaggio, quindi potete prendere. Grazie ancora. Ciao.